Benvenuto o bentornato in questo nuovo contenuto ASMR per YouTube. Allora, faccio una piccolissima premessa prima di iniziare molto 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 veloce. Se mi vedete con le spalle un po' storte o che mi risistemo, mi siedo, eccetera, non lo faccio apposta, ma ho un problemino di salute. Quindi portate pazienza. Detto questo, iniziamo. Oggi ti preparo il video. Segui le mie istruzioni per addormentarti, che sarà una squisitezza per te. Infatti, come prima cosa, andiamo a raccogliere. Mettile tutte qua dentro. Pensieri, paure, ansia, preoccupazioni, tutto quello che vuoi che almeno fino ad oggi ti ha fatto stare male, mettilo qua dentro. Allora, passiamo prima dagli uomini, adesso passiamo. Esercizio, ok?
Quindi mi raccomando, io adesso chiudo questo esercizio perché so che questa cosa ce la portiamo avanti per un sacco di tempo. Mi raccomando, domani spedisci, chiama o comunque manda un messaggio alle tre persone a cui hai pensato e scrivi o comunque racconta o digli le cose che hai pensato in questo momento nella tua mente, ok? Adesso io ti faccio vedere delle capsule di Nespresso. Tu potresti conoscerle o potresti non conoscerle. Se le conosci, mi dici che gusto è. Se non le conosci, te lo inventi. Te lo inventi completamente, ok? Ripeto, ti faccio vedere delle capsule della Nespresso. Se conosci il gusto, me lo dici e lo scrivi qui sotto nei commenti. Se non conosci la Nespresso, le capsule, ti inventi il gusto delle capsule. Adesso
adesso ti dico. Questo, guarda, adesso non so se tu avrai voglia di pensare al ricordo che ti arriverà con questo numero. Scusate. È che prendo una medicina che mi causa sonnolenza. Ma questo numero è uscito 2 volte. Però io l'ho ignorato e è riuscito, quindi secondo me questa cosa potrebbe essere importante. Poi tu pensaci magari. Però io ti consiglio. Facciamo ancora 4. Numero 56. Se tagli gli spadigli, cioè continuo a spadigliare, quindi è inutile che li taglio. Sarà difficile per te perché dopo dovrai avere la stessa concentrazione che avevi prima di chiudere gli occhi. Quindi attenzione, mi raccomando. Allora, io adesso ho una scritta, te la faccio vedere e la passerò con il dito. Quindi tu sentirai il rumore, ti dirò anche le lettere, sarà un esercizio sound. Mi riesco. La scritta è questa.
stagione. Poi, segno zodiacale della Vergine. Anche qui, se vi viene in mente qualcuno, è ultimo, ma non per importanza. Segno zodiacale del Capricorno. Fatemi sapere nei commenti chi vi è venuto in mente. Molto bene, molto bene. Molto molto bene, però ho finito qui. Scusate, volevo farti questo esercizio un po' interattivo, non volevo farti la solita cavolatina, volevo metterti alla prova, quindi adesso molto 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 velocemente ti faccio vedere dei cuoricini. Tu mi devi solo dire di che colore sono. Questo tipo potreste dirmi un salmone, un corallo, un color sprezza. Dimmi il colore. Poi, dimmi, tipo questo potete dirmi un lime. Quindi concentratevi bene anche nel dettaglio di quale colore si tratta. Poi, questo. Questo qui, mi raccomando, voglio il colore nel dettaglio, eh. Poi, questo, sì, questo è ripetuto, poi questo qui, attenzione che non è trasparente o argento, è un colore ben preciso, eh. Questo. Potete scrivermi anche quanti di fucsia avete trovato, quanti verdi, insomma mi può andare bene anche così, anzi così è ancora più difficile l'esercizio, insomma, però scegliete voi, tipo potete scrivermi nei commenti, verde lime, 4 azzurrini, 7.